Ciao a tutti amici di fcinternews.it, è finita da poco Real Sociedad Inter, partita molto difficoltosa per noi, brutta partita, per 80 minuti l'Inter gioca malissimo, la Real Sociedad ci sovrasta a livello fisico e a livello di gioco, vincono tutti i duelli uno contro uno, soffriamo la loro fisicità, soffriamo la loro velocità, soffriamo la loro fisicità a metà campo, il loro pressing e la loro velocità in attacco. Dai primi 5 minuti si capisce subito che loro insisteranno, che loro tenteranno di farci male, prendono un palo, sfiorano un gol con la parata di Sommer, fanno il gol dell'1-0 con un'ingenuità strana da parte di Bastoni, perché insomma Bastoni è uno dei difensori più forti d'Europa, è uno che ha dimostrato anche in questo inizio di stagione di essere al massimo della forma, porta palla in orizzontale al limite dell'area di rigore in mezzo a due avversari, senza compagni in appoggio, è una cosa estemporanea che forse è un momento di indecisione, un momento di poca lucidità, di scarsa lucidità da parte di Bastoni che decide di fare una cosa che non ha molto senso, perde palla, perdiamo 1-0, partita in salita, poi loro sono a livello fisico in grandissima forma, ci attaccano, ci pressano, non facciamo due passaggi di fila. Io avevo dei dubbi, non tanto per la bravura di Aslani, perché io l'ho sempre sponsorizzato l'anno scorso, mi sarebbe piaciuto vederlo più spesso, però dopo un anno che non gioca mi sembrava un po' particolare la scelta di Aslani titolare con l'infortunio di Calhanoglu, c'era la soluzione Klaassen, c'era la soluzione Mkhitaryan Play con Frattesi e Barella, in una partita così delicata in Champions League, in un terreno basco così caldo, così con una squadra da Champions, il debutto da titolare così dopo un anno di non presenze di Aslani mi sembrava un pochino frettoloso o comunque un pochino fuori contesto rispetto a tutto, no? Aslani non rende, io ripeto, ho un debole per il ragazzo Aslani, è una persona educata, è un ragazzo umile e secondo me è un ottimo giocatore, ma prima di partire titolare in una partita del genere, secondo me devi avere dei minuti nelle gambe anche in campionato, in partite più semplici, cosa che l'anno scorso lui non ha avuto questi minuti nelle gambe. Quindi mi è sembrata una scelta un po' bizzarra e effettivamente si è rivelata infelice purtroppo. Aslani non si proponeva, i compagni non si fidavano molto di lui, non lo cercavano e il gioco dell'Inter non scorreva, si sentiva la mancanza di Calhanoglu, comunque di un regista di alto livello. Ecco, non che Aslani non lo possa diventare, ma ad oggi una partita così forse sulle sue spalle era troppo impegnativa. Quindi abbiamo sofferto lì, abbiamo sofferto la loro fisicità. È andata bene, siamo stati fortunati perché il primo tempo poteva finire 3-0 per loro. Noi non abbiamo praticamente mai superato la metà campo, cioè non abbiamo mai tirato in porta, non abbiamo mai superato la metà campo, a parte quel cross di Dumfries da fondo in area di rigore. E anche lì entriamo nel discorso Arnautovic, troppo poco. Troppo poco, è vero che non arrivavano palloni davanti, però sui lanci lunghi Arnautovic doveva far valere il fisico, non doveva farsi anticipare, doveva accorciare la squadra, ha perso un uomo in difesa e quasi ci fanno il 2-0 su un colpo di testa ravvicinato perché lui perde l'uomo, un po' disattento, un po' pesante sulle gambe. Quindi non bene Aslani Arnautovic, non è colpa loro ovviamente, tutta la squadra ha faticato. Nel secondo tempo la Real Sociedad ha provato a segnare ancora, ci è andata vicinissima, non ci è riuscita, ci ha tenuto in partita anche Jan Sommer, diciamolo, perché insomma bisogna sempre dire quando i portieri fanno la differenza. Jan Sommer oggi ha fatto la differenza su due tiri nel giro di un minuto, la parata sulla sua destra che ha mandato la palla in corner e sul successivo corner quel colpo di testa ravvicinato di Oyarzabal. Praticamente era un colpo da 2-0 a 1 metro dalla riga di porta. Sommer si inventa una parata fantastica che tiene l'Inter in partita e che permette appunto alla squadra di Inzaghi poi di provare a pareggiare. Pareggio che poi arriva e anche lì bravissimo Frattesi, è entrato come al solito con grandissima grinta, grande lucidità e poi Lautaro che ha fatto fatica tutta la partita si dimostra uomo decisivo nel momento decisivo, anche se ha fatto fatica per 90 minuti, nel momento importante quando la palla arriva lì e la palla scotta e la palla serve per fare i punti, arriva Lautaro e la butta dentro. Quindi sesto gol della stagione di Lautaro in 5 partite, quindi meglio di così non si può dire. 1-1, risultato importante per come è arrivato, risultato positivo per come è arrivato. Negli ultimi quarto d'ora si poteva pensare anche di poterla vincere. Molto bene anche Thuram, ha annullato un gol, ma ha fatto benissimo da quando è entrato. Quando sono entrati Di Marco, Thuram, Frattesi, la musica è un po' cambiata.
Ripeto, prendiamoci questo 1-1 che è importante per la classifica perché se tiene in trasferta contro, credo, la squadra più impegnativa del girone, teniamocelo stretto e poi adesso ci concentriamo sull'Empoli e sul Sassuolo. Poi al Salisburgo ci penseremo. Ciao a tutti.